Buonasera, buonasera e benvenuti o bentornati sul canale YouTube di SMC, il canale YouTube legato al gruppo Facebook Svapo e Musica Club, gruppo del quale troverete in descrizione il link. Vi invito ad andare ad iscrivervi, vedrete che lo troverete divertente e interessante. In descrizione troverete anche il link della musica che stiamo ascoltando. La musica che stiamo ascoltando è la playlist di Spotify che si chiama Svapo e Musica Club. La cercate, basta cliccare il link, ascoltate tutta la musica che vi piace, se ci mettete un like ci potrete anche aggiungere la musica che piace a voi, così la playlist diventa sempre più grande e sempre più numerosa la musica che possiamo ascoltare tutti insieme. La musica è bella tutta, vabbè, o quasi tutta, ok? Oddio, magari Gigi ce lo risparmiamo, comunque non importa. Oh, benvenga anche Gigi, volendo. Poi magari lo skippiamo. Io sono Filippo e questa sera vi parlo di atomizzatori, vi parlo dei miei amati atomizzatori BF da 14. Vi parlo di un atomizzatore che ha fatto parte della storia moderna degli atomizzatori, ok? Vi parlo dello Strike, da 14, ok? Ora ce lo smontiamo, nessun unpackaging ovviamente, nessun niente di che, eccetera, la confezione era quella di Monkey Mods, insomma, lo Strike, va bene? Lo Strike da 14. Non vi nascondo che mentre questo io lo apprezzo particolarmente, il suo fratellino da 18 è buonissimo, non è di mio gusto, ok? Sicuramente rende meglio con quei vestitini che conosciamo, ok? Però sinceramente tende a tirar fuori comunque delle note dolciastre che non sono esattamente il mio gusto dello svapo. Attenzione ragazzi, stiamo parlando del mio gusto dello svapo, non che se vi piacciono i sentori dolciastri eccetera, è un atomizzatore della Madonna, una delle persone che io rispetto di più nel mondo dello svapo, che è il mio svapusher Nicola, è un accanito sostenitore dello Strike da 18, e siccome io lo rispetto molto come vapper, rispetto il fatto che il suo gusto preveda che gli piace lo Strike da 18. Ripeto, non è esattamente il mio gusto, mentre questo è un atomizzatore che io apprezzo, lo dico sinceramente, in particolar modo. Ok, sono un amante degli atomizzatori da 14 e quindi è chiaro che mi piace particolarmente. Tra l'altro è stato anche il mio primo atomizzatore da 14, sono sincero, il mio primo atomizzatore da 14 mm è stato esattamente questo. Ok, fatto è fatto in maniera semplice, è un dripper BF ovviamente da 14, quindi c'ha il suo pin, ok, forato per il BF, lo carichiamo nella mia solita box del cazzo da rigenerazione per farvi vedere il deck. Ragazzi, lo conoscete tutti, stiamo semplicemente parlando per il gusto di chiacchierare di un atomizzatore che potete trovare tranquillamente, lo trovate usato, ne trovate anche di nuovi in giro perché poi ne hanno fatti parecchi. Oh, attenzione, chiarisco che questo è anche un atomizzatore che viene dalle mie zone, sia questo che il fratello da 18, vengono dalle mie zone perché il produttore è di Verona, va bene? Ragazzi, Viper Style, è inutile che stiamo tanto a girarci attorno, prossimamente vi faccio il video del Viper V1, che è il papà di tutti questo tipo di atomizzatori, quindi con la torretta del positivo che si può girare, io la metto in questa posizione sostanzialmente. Così ve lo do come consiglio: prendete la punta da 3, va bene, la mettete da 3 o da 2,5, io sinceramente su quello da 15, su quello da 14 ci ho messo la punta da 2,5, la mettete in mezzo, ci mettete, fate arrivate con i cosi, con le due viti, e quello per me è il punto corretto, ok? Quindi ripeto, la torretta del positivo si può muovere e la si mette in, in,
speed style, in viper style, eccetera, eccetera. Quella è la posizione in cui va appoggiato il in cui va nella quale va montata la COI. Drip tip 510, ok, un drip tip molto comodo, molto semplice, il drip tip che va per la maggiore per questo tipo di cosi. Questo atomizzatore ha una caratteristica rispetto ad altri atomizzatori, è che svitando questo anellino qua sopra si può togliere questa camicia e escono 4 buchi, 4, 3, 1, 2, 4, 3 forellini 0,8, 1, 1 e 2, 3 forellini 0,8, 1, scusate, 0,8, 1, 1 e 2. Ok, io lo svapo sempre con il forellino da 1. Io trovo il mio tiro è il mio tiro è quello da 1, a me piace il tiro da 1, soprattutto sugli atomizzatori da 14, perché mi piace proprio l'idea che sia un poco stretto gli atomizzatori da 14, avendo una campana così piccola, così stretta. La campana ce la guardiamo un secondo, ovviamente non fanno a tempo a dare così tanta aria ai liquidi che ci mettete all'interno, quindi se mi permettete un consiglio, a me gli atomizzatori da 14 piacciono con o dei tabacchi singoli o direi al massimo con un paio di tabacchi insieme, con dei blend che abbiano due tabacchi. Già il terzo, secondo me, rischiate di perdere troppe note, eccetera. Ripeto, l'aria che si sviluppa all'interno è troppo poca perché. Idea mia, mi raccomando, è un'idea mia. Se qualcuno la pensa diversamente, anzi, parliamone, ma parliamone senza discutere. Questa è la mia sensazione. Per me, gli atomizzatori da 14, a me piacciono gli atomizzatori da 14 perché io amo svapare tabacchi singoli. Spesso svapo tabacchi in purezza. Io sono uno dei pochi a cui magari piace il Barley, per esempio, da solo. Io a me piace, io lo svapo volentieri. Mi piace anche il Virginia. Ci svapo l'Latakia. Credo che tutti sappiate che io il 90% del tabacco che svapo qua dentro è il Kentucky. Ok? Vi dico anche che il Kentucky che svapo qua dentro normalmente è quello di Blandfield. Va bene? Il Kentucky della Rina Road di Blandfield. Il Kentucky, sì, il Kentucky di Blanted, sì, esatto. Chiedo scusa, cioè, scusatemi, ho avuto un attimo di mi sono perso un secondo. Ripeto, forellino da 1, la campana, come vedete, è piuttosto alta e alla fine finisce a tettuccio, non finisce stretta, finisce con una cosa, tende ad essere a tettuccio, non finisce chiusa. Questo è sempre secondo il mio parere, tende a, cioè devono fare una cosa di questo genere su un atomizzatore da 14 per dare leggermente più armoniosità al tiro. Ci sono altri atomizzatori che rendono la Roma ancora più. Uso la parola aggressivo perché anche questo tende ad addolcire leggermente. Ecco, probabilmente quell'addolcimento viene proprio da quella svasatura dolce che c'è. Ok? Grande atomizzatore, grandissimo atomizzatore. Solito secondo per fare la coil e ci vediamo fra qualche secondo. Eccomi qua, eccomi che è tornato. Allora, trattasi di sette spire di Mi80. 28 gauge, punta da 1,5. Magari faremo un video in cui parleremo un secondo delle spire, della punta da usare o comunque quella che uso io, eccetera, 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 eccetera. Sette spire perché così, perché il mio 80 mi sale abbastanza di resistività. Scusatemi, è più basso di resistività, siccome io vorrei una coil. Insomma, che almeno si avvicini all'ohm, va bene? Faccio 7 spire. È venuta una coil da
ve lo dico subito, portate pazienza, ve l'ho fatta adesso, quindi, e la box è quello che è, da 0,70 è ancora bassa, perché ovviamente una punta da 1,5 ovviamente tende a... Comunque, come sempre, voi vi accorgete, forse riesco a farvelo vedere, io sono leggermente... Io sono più alto rispetto al deck, ok? A me piace tenere la resistenza leggermente più alta, ve l'ho fatto già notare in un paio di occasioni, se non sbaglio, perché cerco di fare in modo che l'aria, ok, vada a colpire la parte sotto della coil, questa parte qui, va bene? La parte qui sotto, ok? Secondo me prende più aroma. Stiamo sempre parlando del mio pensiero, che non significa essere il pensiero assoluto. Do una cotonata e arrivo subito. Eccoci, i detrattori degli atomizzatori da 14 mm dicono che non gli piacciono gli atomizzatori da 14 perché ci si fanno pochi tiri. Perché? Perché ovviamente ci va poco cotone, ragazzi, perché già la camera è stretta, se la riempiamo anche di cotone, ovviamente perde un sacco di aromaticità. E c'è poco da fare, è così ed è inutile che ce la raccontiamo, però si squonca. Se vi piace, se troverete piacere a svapare con gli atomizzatori da 14, non fate altro che squoncare un pochino. Come sempre, cerco di farlo a vostro favore, non ce la farò mai. No, così non riesco a farvelo vedere. Vediamo se così sì. Io mi aiuto con un attrezzino sottile e poi vado a infilare il cotone. La parte davanti deve restare bella libera, come sempre, ok? Cerco sempre di tenere ben coperta la leg. Ragazzi, il cotone quando tocca il deck è più che sufficiente, anzi, proprio basta che siano come si chiamano, basta che il cotone arrivi fino a giù e basta e avanza, cotone sui 14. È inutile, ce ne va poco, ripeto, come abbiamo appena detto. Va bene, ora il lavoro è fatto, insomma, così così. Ok, la coil è anche leggermente storta. Fare i video così, insomma, non è sempre semplicissimo. Vediamo, no, ma va bene, va bene. Eccoci qua. Allora, vedete? Vedete che la coil è alta? Se qualcuno ha qualcosa da dire, è libero di farlo, ok? Io vi faccio vedere come piace a me, va bene? Vi faccio anche vedere perché mi piace così, ok? Ve l'ho già fatto vedere anche l'altro giorno, ve lo faccio vedere anche adesso. Non so se si vede. Ragazzi, praticamente l'aria, perché adesso non riesco a farvelo vedere. O comunque non so se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Vedete, il forellino dell'aria arriva esattamente sulla parte inferiore della coil. A me piace così. Ok? Sentite, ci metto dentro l'assolo di Latakia. E dentro c'è il Cotton Bacon Prime. Il cotone che sto usando è il Cotton Bacon Prime. Quindi si è già bello inumidito, è un cotone molto buono, è molto buono soprattutto per queste situazioni perché è particolarmente assetato, prende subito in sostanza. Ci mettiamo l'atomizzatore, ci mettiamo la campana, ci mettiamo anche il drip tip, se riusciamo. Ok, eccoci qua. Abbassiamo sicuramente perché era 17 e mezzo, era di no, beh, ma magari ma possiamo anche andare, andiamo a 16. Ok? Andiamo a 16. Niente ragazzi, a me lo strike da 14 mi piace un casino. Sicuramente qua il Latakia prende.
quelle note dolci e di fumo bruciato, di incenso bruciato, che magari non è esattamente il mio gusto, però è lui. Lui è la Latakia dentro allo strike. Cazzo, esce come deve uscire lo strike, il Latakia. E non ci sono tantissimi atomizzatori che lo rendono così, ragazzi. Non ce ne sono tanti. Ora lasciate stare che Latakia, il macerato dell'Latakia, sto parlando del macerato della tabaccheria, ragazzi, è quasi troppo buono, ok? Ma qua dentro, ragazzi, oh, a me piace un botto. Un latacchione. È chiaro che il macerato non è il latacchione estratto di tabaccheria. Però qui, per esempio, con lo strike, recupera tutte quelle note che magari il macerato non ha rispetto all'estratto, ok? Qui ne recupera molte. Paradossalmente, vorrei che fosse chiaro, paradossalmente torna a dare tutte quelle note, se avete visto il video ne ho parlato di questa cosa, ok? Torna a dargli tutte le note dolciose che a me non mi attizzano particolarmente della tacchia, però ripeto, adesso non faccio la scenata di prima che mi è venuta così, mi dispiace, forse ho anche esagerato, ma non importa, tanto questo è quello che faccio. Però ragazzi, cioè, vi dà indietro il Latakia. Lui vi dà indietro il Latakia. E di bello, che cos'ha? Che magari qualche altro atomizzatore non lo fa, mentre un 14 lo fa perfettamente. Ecco perché amo i 14. Legno, poi affumicato e alla fine l'incensoso dolce. Perché gli atomizzatori da 14 hanno questa caratteristica di tendere a spezzettare gli aromi. Fate attenzione perché vi ho detto prima, voi non potete metterci, secondo me, un liquido troppo carico di tanti aromi, però nella tacchia ci sono alcune caratteristiche. Bene, lui, gli atomizzatori da 14 ve li divide per bene. Questo atomizzatore che cosa fa? Fa il suo mestiere. Il suo mestiere qual è? Il suo mestiere è quello di darvi indietro, e gli atomizzatori da 14 io li amo perché tendono a seccare, tendono a rendere amarognoli i liquidi. Questo invece vi dà indietro tutte le note dolci che hanno gli aromi. Ok? Quindi il Latakia, che a me piace svapato in altri, questo Latakia che a me piace svapato in altri atomizzatori, qui io ci ritrovo il Latakia che deve essere, magari a me piace un altro sentore, però lui vi dà esattamente quello che vi deve dare il Latakia. Questo atomizzatore, ragazzi, è fin troppo sottovalutato. Mi piace un casino. Usatelo, trovate a poco, eh. Usatelo, trovate a poco. Non vi sto facendo venire una cosa, ma questo è un atomizzatorino con tutte le sue caratteristichine. Ovviamente vi deve piacere quello che vi dà indietro lui. Lui vi dà indietro alcune cose. Ripeto, io di solito ci svapo il Kentucky, che è un tabacco secco, che è un tabacco di un certo genere, di un certo tipo, ok? E lui mi rende leggermente più dolcino il sentore secco del Kentucky. Se ci metto dentro la tacchia, come ho fatto in questo momento, lui mi dà indietro il Latakia e il Latakia tende ad essere dolciastro. Grazie di avermi seguito fino a qua, scusate per le mie solite stupidate. E vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook, ad andare ad iscrivervi alla playlist di Spotify. Vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un dislike se non vi è piaciuto e fatemi tutte le domande che vi pare. Tutto quello a cui sono in grado di rispondere, vi rispondo. Quello a cui non sono in grado di rispondere, mi informo. Perché, come si suol dire, nessuno è nato imparato, nessuno è nato che sa tutto. E io neanche, ovviamente. Grazie mille di essere stato con noi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!